Mini Rece per Patreon, richiestami da Paolo Bossi. Vuole che parli di un disco del 1986, disco hardcore della scena italiana, appunto Lo Spirito Continua dei Negazione. I Negazione sono un gruppo di Torino che si nacquero all'inizio, primissimi anni 80, dall'unione di Zazzo alla voce e di Tax alla chitarra, che misero su questa band, appunto, che esordì con una cassettina per il Mucchio Selvaggio, e poi che era molto punk, e poi ha esordito in realtà poi con questo Spirito Continua nell'LP nel 1986. La foga punk traspare tutta, il disco è diviso fra canzoni in italiano e altre in inglese. Va detto che qui in Negazione, oltre a un 2-3 schegge punk ancora pure abbastanza sguaiate e dirette, in realtà riescono a costruire, anche grazie a dei testi veramente interessanti, un affresco hardcore italiano originale, che nonostante i debiti chiari anche all'hardcore americano, però si riesce a distaccare e ad essere appunto originale nella sua forma, ecco, e anche nella sua sostanza. Un disco fantastico, ci sono dei pezzi tipo Niente, Dritto a un muro, che sono fantastici, una costruzione veramente notevole, anche melodica, anche abbastanza accessibile in alcuni punti, se proprio vogliamo, però chiaramente le sciabolate di chitarra, le urla bestiali e tutto il resto fanno del disco il capolavoro che è. Secondo me uno dei migliori dischi punk hardcore di tutta Europa, non solo d'Italia, un disco veramente incredibile. In quegli anni l'ondata hardcore italiana, insieme anche a Raw Power e altre persone, andava di brutto, e in Negazione hanno poi continuato la loro carriera con altri dischi meno riusciti, il più famoso quello con dentro Brucia di Vita, comunque più quasi vicino al thrash metal, ma hanno continuato a fare la loro carriera senza mai vendersi, e questo è una cosa ottima. Questo Spirito Continua, oltre alla canzone stessa, appunto, e altre due o tre che sono citato, è un disco veramente che merita, e che tutti gli amanti del rock, del pop, dovrebbero avere, e smettere magari di avere la puzza sotto il naso solo perché è un disco italiano. Questo Spirito Continuo è un disco di hardcore che, quando uscì a metà anni 80, poteva tranquillamente lottare con i migliori dischi hardcore di quel periodo di tutto il mondo, ed non è una cosa così facile, perché insomma l'hardcore italiano, pur avendo vissuto dei momenti di altissimi, non è mai, quasi mai, riuscito a staccarsi dai modelli americani. Come dicevo, invece in Negazione secondo me ci sono riusciti, attraverso anche un utilizzo interessante, appunto, dell'hardcore, e anche di un certo tipo di post-punk, di un certo tipo di post-hardcore, e anche, appunto, come ho detto, di un certo tipo di utilizzo della melodia nella lingua italiana che raramente si era sentito. Quindi per me Lo Spirito Continua, che ci sono cresciuto, va detto, l'ho comprato capo 13-14 anni, è un disco epocale, è un disco della mia crescita anche musicale, ed è un disco per me eccezionale, che merita di essere ascoltato, nonostante chiaramente anche una produzione non perfetta, che forse però lo rende ancora più violento ed ancora più, appunto, hardcore. Gruppone per me Negazione, specialmente in questo Spirito Continua, che ripeto è uno dei migliori dischi hardcore di tutti i tempi italiani, e sicuramente uno dei migliori dischi hardcore europei di sempre. E quindi, che vi posso dire più, se non ce l'avete, bimbi, compratevelo. Grazie a Paolo Bossi, che mi ha fatto parlare di un gruppo abbastanza sconosciuto, che però per la mia generazione è sempre stato un punto fermo, un punto saldo per la costruzione sia diciamo così culturale di un certo tipo di hardcore, sia proprio per il gusto di ascoltarlo a tutto volume in macchina mentre si andava a vedere i concerti anche di Negazione stessa. Quindi, grandissimo disco Lo Spirito Continua, compratevelo perché merita di brutto.